Diciamo che la partita l'abbiamo sbloccata subito. Poi loro hanno fatto una partita che non volevano fare e noi abbiamo fatto velocemente gli altri due gol. Sul 3-0 l'impressione mia è stata la stessa vostra, ma 15 giorni prima a casa con il Foligno 0-0, e quindi vuol dire che l'avversario non era di un spessore basso. Secondo me l'Arezzo che ha tirato fuori una grande prestazione, avevano dei limiti, siamo stati bravi a giocare su questi limiti bene e abbiamo concretizzato le palle gol che nelle altre settimane non siamo riusciti a concretizzare. Nel primo tempo su 4 ne abbiamo fatti 3, nel secondo tempo su 4 ne abbiamo fatti 2. Il primo la palla c'era al 5 che c'entra il portiere, poi il portiere poteva essere più reattivo con qualche. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, quindi, però anche figlia del fatto che abbiamo concretizzato bene le occasioni da gol che abbiamo avute, e quindi questo dà più convinzione dei nostri mezzi. Quindi abbiamo visto tre situazioni rispetto a domenica. Dalla domenica in casa con il Flaminia, dove io ho detto che onore al Flaminia che ha giocato una gran partita, giocando a viso aperto, pressandoci e creando diverse situazioni da gol che non abbiamo subito penso in 6 partite. Questa ha fatto più il Flaminia in una partita che tutti gli altri avversari nelle altre 5. Sì, sì. Però c'è da dire che la vittoria l'abbiamo voluta in tutti i modi, come è successo anche in precedenza, in tante altre situazioni. Sì. Quindi meritata da questo, per l'occasione che ho avuto anche noi, perché sta meritata. No, partiamo da quel presupposto. Sulla stessa squadra io ho cambiato solo un giocatore, domenica. Ho dato continuità. Dentro me da 90% non ci sarà neanche. Mencarelli dobbiamo valutarlo domani e sabato la rifinitura. Anche di Santo Vigione. Non ha giocato, la due me che entra e fa anche molto bene. Sì, no, fa l'interno. No, ha fatto anche l'interno con me, lo fa anche abbastanza bene. Il fatto che ci siano dei moduli, dei numeri, non conta assolutamente niente. Vanno rispettate le caratteristiche dei giocatori. È un esterno, infatti quello che fa molto bene con me in quel ruolo lì, che può essere della mezzala o l'8 o il 10, è quello quando prende l'ampiezza e attacca la profondità della fascia. Quello lo fa molto bene quando si inserisce senza palla. Sono qualità che lui ha e che in quel ruolo lì possono far male. È più facile vedere la scalone di Santo. Cappelli ha un giocatore, secondo me, da tenere veramente sott'occhio, che deve crescere, ma è molto intelligente, per cui cresce velocemente. E noi ci alleniamo spesso la mattina, lui va a scuola, quindi salta degli allenamenti, per cui per prendere il posto in squadra lui adesso ha una priorità che è la scuola e deve seguire quella, a mio avviso. Però è chiaro che fa un po' più fatica, e però con lei abbiamo detto invece 15 giorni fa in conferenza stampa che io esperimenti non ne faccio, devo fare delle valutazioni non conoscendo bene tutti i calciatori che avevo a disposizione. Ho fatto delle valutazioni, ma non ho fatto l'esperimento fino a se stesso, perché ho sempre cercato il risultato. Posso non aver intrapreso subito una via nelle mie valutazioni perché non avevo elementi sufficienti per prenderla. Più va avanti i giorni e più questi elementi aumentano, e quindi le valutazioni sono anche più semplici. In linea di massimo delle idee giovedì, che vedendo l'allenamento posso cambiare, o posso cambiare anche il sabato mattina se ho dei dubbi e l'atteggiamento, i comportamenti, la qualità atletica non è quella giusta, l'attenzione non è quella giusta, posso cambiare. Però in linea di massimo al giovedì, avendo già studiato le partite dell'avversario, conoscendo sempre di più la mia squadra, le idee sono sempre più chiare. Però per esempio giovedì scorso non ho confermato gli 11 del primo tempo. 4-4-2 con movimento dei due mediani anomalo. Tutto qua. Siamo un 4-4-2, io non posso chiedere di Tromela quando gioca balla, perché per me una squadra 4-4-2 è piatta. 4-4-2, se un avversario gioca contro di me 4-4-2, sì, si può difendere, ma non mi fa un granché. È un modulo che va cambiato. La mia filosofia, ve l'ho detta qui il primo giorno, è quella di correre molto con i terzini, correre molto in avanti con le mezzali e non dare riferimenti alle linee difensive con gli attaccanti. Quella non la tocco, perché è una filosofia di gioco, non è un modulo. Poi che tra i due mediani, tra i due centrocampisti centrali, in questo caso 7 e 5, che sono i numeri che io identifico, il 7 è quello che va sempre più dell'altro in verticale, è un dato di fatto, ma hanno le caratteristiche per farlo, le tecniche per farlo.
Poi posso anche far giocare il numero 7 un giocatore che ha solo quantità e poca qualità, ma è una scelta contingente nel momento, nella valutazione che faccio durante la settimana. Cioè, voi avete la valutazione di un giocatore che gioca fra le due linee e di un giocatore che fa il colpo di tacco e la giocata fine. Io questa valutazione ce l'ho. Nel 4-4-2 questa valutazione non c'è, Questo ruolo qui non c'è nel 4-4-2. Poi io penso che ci sia, debba essere un giocatore di centrocampo che pressa alto il centrocampista avversario, quindi sale nella tre quarti e che va ad attaccare quegli spazi velocemente. E non parliamo di numeri, di moduli, di caratteristiche. No. Per me Martinez è la stessa cosa. Martinez è un attaccante centrale, è un attaccante che negli ultimi 15-20 metri non credo ce ne siano molti per caratteristiche. Sì. Però ha bisogno dello spazio negli ultimi 15-20 metri, ci deve arrivare in velocità. Anche se Diem, per esempio, fece il gol la prima partita, sono venuto io di testa, a stacco e poi rimane su, Sì. Non scende, lui rimane, ha la capacità di rimanere su. Quindi no, abbiamo tutti e tre gli attaccanti nostri, secondo me sono tutti bravi di testa. Quattrini ha parlato con la squadra martedì e diciamo gli atteggiamenti stanno migliorando, abbiamo bisogno di tempo tutti per metabolizzare quello che è successo e tutto questo periodo. L'abbiamo già visto in diverse partite, è una squadra molto organizzata che tra l'altro pressa e quindi non ti fa giocare molto bene. Cerchiamo di forzare alcune nostre idee, alcune giocate dove credo che possiamo fare il nostro, però rimane una partita molto difficile al di là dei nomi, del blasone. Io affronto tutti gli avversari nella stessa maniera e in tutte le categorie. Non esistono categorie, non esistono avversari bravi e meno bravi, esistono gli avversari, vanno sempre affrontati col massimo dell'umiltà, col massimo dell'attenzione e concentrazione. Quando cala quella si sbagliano tutte le partite.